Buonasera e ben ritrovati a tutti. Siamo ai primi di settembre 2009 e mentre sto iniziando la registrazione di questo breve film, mi chiedo come sarebbe stato valutato oltre 40 anni fa dal CCC, Centro Cattolico Cinematografico. La commissione di valutazione che parallelamente a quella di censura statale, erogava i propri giudizi che venivano poi appesi e pubblicizzati alle bacheche delle chiese, degli edifici di culto, di solito la domenica, rimanevano per una settimana o 15 giorni, e poi anche trascritti sui giornali cattolici, Famiglia Cristiana ad esempio. Credo che entrambe le commissioni esistano ancora oggi, ma sicuramente il loro valore nel tempo è decisamente mutato. Allora era, soprattutto per i bambini, i ragazzini e anche per gli adulti, estremamente importante il giudizio del Centro Cattolico Cinematografico. Un film poteva essere, inizialmente, poi la nomenclatura cambiò un po', per tutti, per adulti, chiedo scusa, per tutti con riserva, per adulti maturi, sconsigliato, sconsigliabile e escluso. Escluso di solito era il film vietato ai 18 anni, allora i divieti erano molto più in voga e spesso significavano cassetta del film, perché gli utenti che affollavano le sale cinematografiche erano soprattutto persone, ragazzi adulti e persone adulte, a parte i film di famiglia, natalizi come quelli della Disney. Quindi, più un film era vietato, più si cercava di andarlo a vedere, anche magari scamotando sulla carta d'identità, soprattutto sul discorso dei film vietati prima ai 16 e poi agli anni 14, nelle sale dove si poteva andare più facilmente, dove i controlli erano meno elevati, per esempio nelle sale dedicate ai militari e nelle sale all'aperto dei cinema estivi nei centri appunto di vacanza. Io mi ricordo particolarmente a Varazze, riuscii a vedere a 17 anni film che facevano scandalo, come The Devils di Ken Russell, come Conoscenza Carnale, come anche i primi film di Pierpaolo Pasolini della famosa trilogia, Il Decamerone, I racconti di Canterbury e Le mille e una notte. Salò in realtà lo vidi una sola volta con molta difficoltà, nel senso che lo vidi con molta difficoltà, ma avevo già compiuto i miei 18 anni ed ero già maggiorenne, che se ricordiamo che allora per molti anni si diventava maggiorenni a 21. Bene, comunque i film esclusi erano quelli che sostanzialmente nessuno avrebbe dovuto o potuto vedere, salvo evidentemente quelli che li avevano visionati nelle commissioni per poter sentenziare che erano esclusi. E poi gli attori, i produttori e coloro che in qualche modo, in ogni caso, avevano scelto di violare il divieto. E poi, spesso anche per queste cose, la confessione poteva essere estremamente utile. Piansi quando seppi che i miei genitori erano andati a vedere La dolce vita, film di Federico Fellini che, considerato uno dei suoi capolavori, che io stesso, molti anni fa, quando lo vidi per la prima volta, ritenni un film veramente di grande impatto e di grande valenza e mi piacque subito. Piansi perché è un film escluso, perché allora io avevo 8-9 anni quando i miei genitori mi rivelarono questa cosa durante un pranzo, dicendo che sì, insomma, bisognava avere un po', soprattutto mia mamma, un po' di elasticità, che c'erano certi giudizi che a volte erano severi, potevano andare bene per alcuni, ma insomma. E allora loro erano chi? Gli adulti maturi? Probabilmente. Quindi oggi è tutto il contrario, a parte che la fruibilità del
del mezzo filmico e videografico è diventata tale che francamente si vedono solo a volte sulle colonnine, sulle etichette dei DVD o delle cassette, qualche strana reminiscenza dei divieti, anche perché negli ultimi anni di divieti non ce ne sono stati quasi più. Ma forse siamo in un periodo in cui un pochino si sta tornando al vecchio stile. Se ci tornerà la commissione statale, la commissione religiosa o tutte e due insieme o chissà quale altra commissione, beh, questo lo potremo vedere soltanto nelle prossime stagioni. Grazie a tutti e buona serata.